Benvenuti a Segnale News. Pochi trasgressori e numerosi controlli sulle strade del capoluogo. È questo il bilancio della prima domenica ecologica invernale del 12 novembre, effettuata nell'ambito dei provvedimenti dell'amministrazione Ottaviani volti al risanamento della qualità dell'aria. La giornata ha previsto il divieto di circolazione nell'area urbana per tutti i veicoli ad uso privato. La maggior parte dei trasgressori è risultata essere non residente nel capoluogo. Il comune di Frosinone, ha dichiarato il sindaco, ha il dovere di contrastare con ogni mezzo i fenomeni inquinanti, anche mediante un approccio più ampio e complesso, che possa portare risultati apprezzabili e duraturi sulla qualità dell'aria che tutti noi respiriamo. La prima teatrale Nudi e Crudi, martedì 14 novembre alle 21, tornerà l'atteso appuntamento con la stagione di prosa al Nestor, organizzata dall'amministrazione Ottaviani con la TCL ed il supporto della Banca Popolare del Frusinate. Lo spettacolo, dal titolo Nudi e Crudi, è diretto da Serena Sinigaglia e vedrà come protagonisti Maria Amelia Monti e Paolo Calabresi. È tratto dal testo del drammaturgo inglese Alan Bennett. Nudi e Crudi affronta il tema della relazione uomo-donna con un filo di ironia mai né volgare né banale. Festa di San Martino a base di polenta per gli anziani ed i ragazzi del centro diurno disabili di Ferentino, organizzata, come ogni anno, dall'amministrazione comunale attraverso l'assessorato ai servizi sociali. Una domenica d'autunno trascorsa tra canti, balli, buona cucina e tanto divertimento e coinvolgimento. Non è mancata la visita dei rappresentanti del comune, dal sindaco Antonio Pompeo al vice sindaco e all'assessore ai servizi sociali, che ha ribadito l'importanza degli eventi di condivisione. Giovedì 16 novembre, presso l'Auditorium Cesare Baronio, in via Ludovico Ariosto, si terrà l'incontro con l'autore Antonio Pascale, giornalista, scrittore e blogger italiano. L'evento, promosso dall'assessore alle politiche culturali Sandro Gemmiti e dalla consigliera delegata all'istruzione Serena Petricca, è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della città di Sora. Interessante è l'argomento dell'incontro, un selfie con il mondo, ovvero una narrazione condivisa, come è cambiato il mondo in soli 50 anni e come cambierà ancora, quali sono i vantaggi e gli svantaggi e cosa possiamo fare insieme per abitarlo meglio. I ragazzi potranno interagire con Antonio Pascale sul tema trattato nel corso del dibattito moderato dalla giornalista Ilaria Polisso. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.